Ciao a tutti, siamo al vlog della domenica. Quello del sabato diciamo che è momentaneamente saltato. Faremo un bel video per raccontarvi un attimino cosa è successo. Però oggi è domenica e dobbiamo finire la presentazione di tutte le associazioni e i club che c'erano appunto in Sala Vega, in questo Starco. E siamo qua con Amedeo. Ciao, Amedeo. Ciao, ciao. Cosa ci fai qua? Cosa ti hai portato? Ho portato un po' di soldi, come solito, no? Tentiamo di farci vedere, di farci notare nella galassia, perché sono qui. E le scenografie che abbiamo portato quest'anno sono sempre dedicate a Star Wars. Quindi il portone di Endor, dove facciamo vedere anche dei filmati, dei fan film prodotti dai fan. Abbiamo portato via il Rancor con la sua grotta, scenografia. Appunto dedicata il castello alla... di Jabba the Hutt. Sì, sì, ci siamo collegati un po' al Boba Fett, The Book of Boba Fett. Poi il Rancor è attuale, no? Tornato di moda. Un personaggio in auge. E poi dei bei droidi, vedo, poi c'è anche un banco qua dietro con qualcos'altro di extra. Sì, sì, essendo una convention aperta al fantastico e alla fantascienza, in accordo con gli organizzatori ho pensato anche di fare il disturbatore del presentatore, quindi entravo di colpo con prepotenza. Ieri sera con la sfilata costumi Amedeo ha superato se stesso, praticamente io l'ho visto cambiarsi 3 costumi nel giro di pochissimo tempo. Ho fatto le corse. Davvero, sì, ti vedevo fare le corse, infatti. Infatti non c'era tanto tempo tecnico. Ah no, sei stato bravo, quindi... i costumi erano belli. Sì, sì, grazie, da un po' di soddisfazione. E quindi ho portato via Boba Fett per quanto riguarda Guerre Stellari, invece per gli altri mondi ho portato via Indiana Jones e i Ghostbusters. Fantastico, perché tu sappiamo che quella pietra di Yoda è una montagna di cose, una collezione. Ah sì, la collezione, sì. La questa collezione. È forse cosa? Un centesimo di quello che sì, hai. Sì, sicuramente è quel poco che... della mia collezione. È chiaro che il cuore batte per Guerre Stellari, perché da piccolo insomma sono stato affascinato dalla saga, però ultimamente mi è venuta anche la voglia di entrare negli altri mondi che tu rappresenti, come anche tu Guerre Stellari un piedino ce l'hai messo con quindi siccome sono tutte manifestazioni dove ci si trova, è bello anche fare i crossover, cioè unire e cambiare. Mi è venuta la voglia anche di fare Ritorno al Futuro, cioè una mezza idea di fare Doc, visto che... Puoi permetterti. Vero? Sì, non tutti sono credibili come Doc, cioè ormai il cosplay va avanti con l'età, cioè, sì, ormai esatto. Ci sono bellissimi personaggi che si può sfruttare ovviamente. Sì, sì, senza tranquillamente. Bene, bene. Beh, vuoi parlarci di qualcosina che hai portato qua dietro? Cos'è che c'è qua? Oh, qui sul tavolo ho messo un po' alla rinfusa i costumi che ho usato ieri, che è Indiana Jones, di qua, tra i quali sono anche gli altri accessori, tipo la pistola, la frusta. Attenzione agli accessori. Sì. Guarda, me l'ha anche confezionato mia moglie. E qui abbiamo l'idolo, eccolo qua, l'idolo d'oro. Poi abbiamo l'amuletto, ecco di là. Indiana Jones non può andare in giro senza i suoi esatto, sensori. Esatto. Il cappello, quello di Indiana, eccoci qua. Quello, sì, sì. Il cappello è originale appunto dal produttore inglese, come la camicia. Anche questa è del produttore che ha fatto tutto per appunto Indiana Jones, anche la giacca, wow. Vedete? L'hai presa già rovinata così? Sì, sì, ti dà la possibilità, ti dà la possibilità il venditore di dirti la vuoi nuova o la vuoi usurata, quindi dà queste opzioni. Lo stesso i pantaloni, tutta roba originale e quindi è un costume che dice di suo proprio perché è stato fatto appunto con le stesse tecniche che sono state fatte durante la serie di Indiana Jones. Ma vediamo in retroscena nel costume di Boba Fett. Sì.
qua. E qui c'è un po' appunto del nuovo gruppo che è nato, che si chiama Ghost for Fun, la quale io sono uno dei fondatori, e è un gruppetto dedicato ai Ghostbusters. Fantastico. Beh, questo fa scena anche già così sul tavolo. Già ieri quando sei entrato con la musica, poi noi eravamo dietro di te, eravamo là che... Si ballava, vero? Si ballava. Eh sì, davvero. Sì, beh, sono scarichi di adrenalina poi alla fine, perché ognuno ha le sue passioni, no? Esatto. Mi sa che pesa di più del buon Nicola, vero? Fammi sentire anche a me. Ora vicino. Guarda. Sì, a destra. No, ma caspita, in effetti. Sì, è resina, sì, ma c'è dentro anche il nucleo in metallo per appesantirlo, penso. Perché... In realtà sono i due perni di metallo che rinforzano la statua, innanzitutto. E poi sono quelli che permettono per estrarla dallo spazio. Poi va tagliato, fantastico, ovviamente. Infatti, vedi, sì, no, no, la lavorazione è fantastica. Sì. E quindi, ecco, tra Ghostbusters, Indiana Jones, Star Wars, qualcosa si metteremo per i prossimi appuntamenti. Assolutamente, qua ci posso vedere una piccola grande parte del tuo universo. Ah, sì. Questo è il portone di Endor, si vede appunto nel Ritorno dei Jedi. L'abbiamo usato proprio per far vedere dei filmati storici, dei filmati appunto quasi esclusivi, che si trovano solamente nelle edizioni speciali. Qui per esempio è il primo Boba Fett che è stato prodotto, che è tutto bianco. Poi l'hanno colorato, però sembrava che agli inizi, dell'impero capisce ancora, Boba Fett fosse uno dei soldati imperiali. Poi l'hanno evoluto? Sì, per le caratteristiche l'hanno trasformato come cacciatore di taglie. Ah. Uno dei personaggi più mitici di Guerre Stellari. Ha avuto un successo che poi lo sappiamo, ha avuto la sua serie, il suo ritorno come personaggio e tutto. Già. Sì. E qui abbiamo i droidi, il pit droid. C'è qualcuno qua? Il classico kit droid combina casini BB-8, e ovviamente la bestiolina, il Ranco. Chi ha fame? Ha sempre fame? Chissà chi sarà quell'osso lì, chi ce l'avrà rimesso? Grazie per questa carrellata. Grazie a voi, è sempre un piacere. E non vediamo l'ora di vedere cosa porterai alla prossima occasione. Certo, bisogna meravigliare le persone, bisogna sempre dare il massimo di se stessi. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi, ciao. Eccoci qua con Paolo, Paolo di Rockatronic. Cosa hai portato qua? Noi principalmente siamo venuti per rappresentare il dottor Rock, dove eravamo iscritti con il club che c'era a suo tempo, abbiamo continuato e continuiamo con, ancora tuttora a fare soprattutto prop di dottor Rock. Dopo vabbè, abbiamo anche altri particolari perché poi tocchiamo anche Star Trek, Star Wars, certo, sì, anche qui vi mettete in gioco. Prima a tante cose le facciamo perché piacciono, dopo se qualcuno chiede ben volentieri facciamo anche quello che ci chiedono. Sì. Poi è sempre una sfida a fare qualcosa di nuovo. Certo. Che vi ha portato via più tempo? Allora, l'ultimo prop che ci ha portato via parecchio tempo è Nomad, per quanto la struttura non sia difficilissima, fatta nel primo lockdown, quindi lì avevamo il tempo, ma come elettronica ci ha portato via parecchio tempo, gestire funzioni delle luci combinate con la voce, questo effetto sì, per cercare di fare il prop che rispetto il più possibile alla realtà. Sì. E fra i tuoi preferiti qua, di cui vuoi parlare? Qua, la Battle, che è una delle... E su questa è anche in scala più piccola, ce n'è una in costruzione a casa,
diciamo scala 1-1, anche se fermo da un po' di tempo. Quello che, di cui siamo più orgogliosi è il fucile del Mandaloriano. Fantastico. Sì, questo abbiamo fatto che riprende anche sia il calcio che l'impugnatura in legno. Addirittura possiamo far scegliere anche il tipo di venatura, perché alcuni ce l'hanno chiesto, il tipo di venatura o anche il tipo di legno, pregiato o meno pregiato. Sì, sì, sì. Che materiali lavorate oltre il legno che mi hai già anticipato? Allora, legno, abbiamo particolari di resina, vetroresina anche, abbiamo questo tipo di ricavato in tavole di resina, sì. Sono tavole di resina con diverse densità, qui la parte del corpo principale ha una densità minore, visto che le due le punte erano più sottili e più delicate, qua abbiamo lavorato con una tavola di resina a densità decisamente maggiore. Abbiamo, Daniele si è cimentato ultimamente parecchio con cacciaviti. Quindi, una collezione da far impallidire i più sì. accaniti collezionisti, sì. direi. No, è molto bello perché cioè, gli alcuni cacciaviti ce li hanno chiesti i collezionisti inglesi e alcuni sono apparsi anche sul Dr. Who Magazine, rivista ufficiale del Dr. Who. Poi adesso Daniele, siccome si è diventato molto bravo con la modellazione 3D, modellazione 3D di particolari di figure. Quindi vediamo sotto, abbiamo tipo il diavolo marino, abbiamo la testa con particolari della spada e del busto. Lavorazioni per completare poi che sono figure esistenti. Certo, per questo, implementarle sì, e migliorarle. Certo. Soprattutto per il mercato inglese, perché in Italia la figura purtroppo non ha così... Non ha la stessa valenza. No, assolutamente, purtroppo. Speriamo che per gli inglesi top 2 sì, sì, certo. E poi anche tutta la figura di per sé. Sì, 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 mi piace molto questo. Qui abbiamo visto che c'è un Dalek. Sì, Dalek, questo ormai ha già qualche anno. Anche lui è... Quella è stata una bella sfida. Molto bello. Anche perché è troppo, certo. si apre, si chiude. Infatti nella serie originale, l'apertura dell'episodio con Eccleston, nell'apertura è tutto in CGI, mentre noi l'abbiamo riprodotto sì. realmente. Sì, infatti molti amici inglesi quando l'hanno visto è piaciuto molto la cosa. Sì, 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 sì. Molto bello. Davvero grazie, grazie, complimenti, grazie. Soprattutto perché avete una carrellata per Doctor Who che fa veramente impallidire e emozionare. Ci piace Doctor Who. Abbiamo in costruzione a casa anche, non siamo riusciti a portarlo perché è una K9 e quello sarà il prossimo. Sì, sì, ma anche prima. Bene, sì, ottimo, sì, sì, non vediamo l'ora. Grazie mille. Grazie. Grazie. E con questo concludiamo il vlog di oggi. Ciao!